L'ultima volta che l'ho bevuto oggi e proprio mentre lo buttavo giù mi sono chiesta: il sapore della glassa che produci è sempre buono? Oggi faremo un viaggio tra i gusti e i sapori 100% italiani del latte che produci a chilometro zero. E mentre prendi i tovagliolini salvagoccia, non dimenticare di iscriverti al mio canale, attivare la campanella, seguimi su Instagram, che figo, e sigla! Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Ma l'avevo già fatta? Presto scendi, scendi amore, lo voglio prendere da te, da te. La sigla normale, vabbè. Partiamo dalle basi. Esistono alcune ragazze che non la sopportano, altre invece la amano. Il sapore della glassa è un argomento molto divisivo tra tutte quelle a cui vorresti farla assaggiare. Alcune la evitano come se gli uomini spruzzassero acido solforico, altre invece ci si avventano come sulle zucchine ripiene di giorgione. Ma quali sono i parametri per stabilire se il tuo latte di cocco sarà piacevole al palato? Iniziamo. Densità. E come diceva mia nonna mentre faceva decoupage, la prima regola è quella della colla. È buona se fa i fili e fa la bolla. Se l'hai assaggiata, perché sì, ogni uomo almeno una volta nella vita l'ha assaporata, saprai che più è densa e meno è amara di solito. Certo, per alcune ragazze potrebbe sembrare strano avere qualcosa in bocca più consistente, ma rispetto a quella liquida il sapore è migliore. Ma come si fa a cambiare la consistenza? Dovresti evitare di disintegrarti di manovelle. In questo modo migliorerai sia il sapore che la qualità e soprattutto la quantità. Colore. Come per una buona birra, ciò che produci ha un colore stabilito. Tutte le altre variabili possono essere un campanello d'allarme per presentarsi ad una visita specialistica. Ma qual è il colore ideale del buon latte? Bianco opaco, come questo, oppure grigiastro chiaro. Un latte troppo trasparente potrebbe significare che spruzzi tante volte e in questo caso non ci sono problemi, oppure di scarsa fertilità e in questo caso ci sarebbero dei problemi qualora tu ti volessi moltiplicare. Tutti gli altri colori, rosa, giallo, nero, non ti devono far pensare al gay pride, ma sul farlo analizzare al più presto. Sapore. Bevi tanto succo di ananas per accentuare le note aromatiche persistenti di fiori e cardamomo, giusto? No, ma hanno suonato. Non ho portato un unicorno. Ah, grazie! Tutto in diretta. Beh, lo metto qua. Beve il latte. Ah. Vabbè, è un portabicchiere, l'ho scoperto adesso. Oggi al pubblico. Il latte che spruzzi è composto dal 93% di sostanze che non sono spermatozoi e che gli conferiscono un sapore caratteristico che deve essere morbido e leggermente alcalino. Ci sono indubbiamente dei cibi come latticini, asparagi e carne che possono inasprirne il sapore e di conseguenza l'aroma. Ma il fatto che sappia di scolo di fogna di Calcutta non significa che le tue performance sessuali siano migliori. In conclusione, la glassa perfetta sa di quello, non ha sapori o aromi troppo forti, è bianca e la densità è appiccicosa oppure molto densa. Se anche i tuoi due barili inguinali producono un latte con queste caratteristiche organolettiche, vanne fiero e fallo assaggiare a tutti durante il pranzo domenicale, in famiglia e agli amici. Questo è il metodo con cui supportare il canale e quello che faccio. Qua potrai trovare tutti i miei contenuti extra che non pubblico da nessun'altra parte. Inoltre potrai parlare con me liberamente senza tabù. Qua sotto trovi la wishlist. Cosa vuoi di più? A questo punto, ragazzi, ci vediamo mercoledì prossimo alle 18 con un nuovo video. Ciao!